La Puglia ha portato all'Expo 2015 le eccellenze del territorio e fra queste, ovviamente, i vini sono stati al centro delle attività di promozione nell'ambito della rassegna milanese. Lo spazio riservato alla Puglia ha fatto il pieno di visitatori provenienti da tutto il mondo che hanno apprezzato la vasta offerta dei produttori e approfondito proprietà e caratteristiche di vini ormai sempre più conosciuti in Italia e nel mondo. Ascoltiamo le parole dell'assessore regionale alla Agricoltura Leonardo di Gioia proprio a Milano. Eh, nel contesto delle attività e delle iniziative, quindi anche per la valorizzazione dei nostri prodotti di, di eccellenza, mi pare che il vino stia avendo il ruolo più importante, con le degustazioni, innanzitutto con l'affluenza, ecco, perché eh, quella è un gran conforto per chi ha organizzato e ha promosso questa iniziativa, quasi 1500 persone al giorno. Eh, ci potremmo attestare su numeri che supereranno i 250.000 visitatori eh, nei sei mesi, eh, che è un risultato di un grandissimo risultato rilievo per le nostre circa 60 aziende che eh, espongono e i nostri 100 marchi eh, che sono qui eh, in rappresentanza della nostra regione. Eh, devo dire che quello del vino è un punto di grande forza appunto per la nostra eh, iniziativa qui all'Expo, sta dando eh, importante riscontro eh, anche il, quel vino che più di tutti in questo momento è noto eh, come quelli che appunto hanno un radicamento territoriale forte come il nero di Troia, il negramaro e il primitivo, le cui degustazioni hanno avuto un'affluenza importantissima, eh, sapendo anche che ci sono tanti vini in crescita e tante possibilità per coloro i quali ad esempio utilizzeranno le eh, proposte di internazionalizzazione che pure vengono dalla istituzione regionale per il tramite dei GAL, per il tramite di tutti quegli operatori eh, anche consortili che attingono alle nostre risorse europee.